ASA e mondo, ASA e Italia. E per il 2020 ASA è il bellissimo Piemonte, la nobile Torino e la pista dove è nato nel 1991 quale Abarth Day. Un anno così difficile, il 2020, dove all'improvviso tutti ci siamo trovati così distanti da riuscire a realizzare i nostri progetti. Eppure, all'interno del movimento ASA, il desiderio di ritrovarci, divertendoci in sicurezza, è stato così forte da spingerci ad affrontare e superare, sempre con estrema prudenza, qualsivoglia logica limitazione. E così, veder scendere dai carrelli quelle meravigliose vetture, nate a Torino ma provenienti da molte regioni italiane, ha un significato molto forte. Una rivincita importante e responsabile su quanto sembrava impossibile ma è divenuto realtà. Grazie al coraggio della passione, dimostrato da tutti gli iscritti, ben supportato dalla lucida esperienza di uno staff attento e preparato come quello ASA. E se anche nel 2020 siamo riusciti a rispettare l'appuntamento con il movimento ASA, lo dobbiamo alla rigida applicazione del protocollo di sicurezza predisposto ed indicato dalla Regione Piemonte. Dice che è un mio amico, mi avverti subito e valuto io se farlo entrare o meno, ma non entra nessun altro, perché non mi sono fatto un mazzo così per 3 mesi per fare la sicurezza per tutti e poi entra chiunque, ok? Grazie. Ok, va bene, perfetto, grazie a voi. Scusate, ma... Paolo ha parlato. Una sicurezza resa possibile soprattutto dai partner tecnici di ASA. HackerX con mascherine high-tech per tutti i 152 presenti e Italia VR Group con uno splendido motorhome sanificato per ASA Checkpoint e per lo studio TV di Racing Team. E grazie a questo sistema di prevenzione che le automobili italiane, le stradali come le competizioni, nate proprio nei pluridecorati reparti corse torinesi di Fiat, Abarth e Lancia, hanno potuto esprimere a tinte forti e vivaci emozioni, cultura e divertimento. Dove una bellissima gioventù appassionata di automobilismo italiano ha sposato in perfetta simbiosi la nobiltà dei grandi e blasonati campioni che ne hanno scritto la storia, tutti connotati dal talento e dalla simpatia consoni ai protagonisti presenti ad ASA Torino 2020. Cognomi di spicco, già grandi interpreti di tutte le discipline dell'automobilismo italiano, intervenuti anche per animare il primo raduno delle storiche scuderie torinesi dei rododendri e magazzini dell'auto, organizzato da Paolo Calovolo, che ha accolto anche alcune straordinarie vetture estere, simbolo agonistico degli anni 70 e 80. Tra i protagonisti dell'automobilismo italiano che hanno nobilitato ASA Torino 2020, notevoli le partecipazioni di Piero Monticone, Roberto Bettanin e Luciano Zuccarello, Mario D'Ambra e Gabriella Renna con Anna Canale, il grande preparatore veneto Luigi Sartori, Gigi Taverna e Luigi Brandoli, Luciano Trombotto e Maurizio Enrico, Gian Maria Hagem e il velocissimo campione romano Sergio Sambataro, testimonial di ASA Torino 2020. Pochi minuti alle ore 10, giusto il tempo di dedicare le ultime attenzioni alle vetture ed ASA Torino 2020 entra nel vivo della sua accezione dinamica per scendere in pista, non prima di aver portato a regime le temperature. Per i piloti collezionisti ASA scocca la decima ora di domenica 20 settembre ed è finalmente il momento di scendere in pista con le vetture per affrontare i turni di prove libere consecutivi predisposti in funzione delle rispettive prestazioni. Ed è la stupenda Lancia Rally 037 Martini di Fabio Airoldi a dipingere ben presto traiettorie perfette per scaldare i turni Racing 1 particolarmente vivaci.
A rispondergli, tra velocità e spettacolo, è Antonio Mantella, che ad ASA 2020 ha portato un bel esemplare di Fiat 131 Abarth Gruppo 4 in livrea all'Italia, particolarmente curato nella meccanica grazie alla preziosa consulenza del compianto Beppe Volta, certamente tra i migliori preparatori Fiat e Lancia Abarth. La voglia di divertirsi è tanta, al di là dei cavalli a disposizione, e Diego Amato lo dimostra perfettamente. Al volante della sua Fiat 500 Sporting, con la quale gioca da spettacolo insieme agli amici del club 500 Volte Passione. Ma a prendere terribilmente sul serio il proprio divertimento è l'irriverente ed incontenibile Donato Angelillo, con la sua Fiat X19 Gruppo 5 dall'ara replica firmata Santarsieri, che questo circuito lo conosce molto bene, avendoci corso e vinto nel trofeo A112 Abarth 1991, e che facendo fuoco e fiamme in staccata risulta spesso il più veloce in pista, riempendo gli specchietti di molti tra gli ASA driver che gli capitano a tiro. Sono passati 30 anni, ma la grinta di Donato è rimasta quella di allora. Il giovane Fabio Appendini, dal canto suo, giro dopo giro, e alla costante scoperta della Fiat 131 Racing Gruppo 2 appena ultimata per ASA. Tra le Racing 2, a entusiasmare è il lungo e correttissimo duello tra la 500 Sporting di Matteo Berchialla e la 600 Kit di Nicola Pizzolato. Spettacolo! Un rombo d'antan e in un attimo ASA Torino 2020 si riempie di nobiltà e bellezza. La Lancia Marino 2005 Formula 1 del 1954 lascia tutti a bocca aperta, tanto è perfetta e ben guidata da Luigi Brandoli. Il merito è soprattutto dei fratelli Riccardo e Simone Cabras, tecnici della Racing & Classic, che sono velocissimi anche in pista con la Fiat Giannini 128 NP 1100 Berlina, che Trivellato realizzò nel 1971 per il mitico Gilena. Trastaccati al limite e traiettorie ardite, il club 500 Volte Passione continua a dare spettacolo, anche con Antonio Carbonaro e la sua Sporting. Sì, nel movimento ASA vi sono grandissimi primatori delle più svariate discipline dell'automobilismo, ma ammirare in pista Gian Maria Agem è stata emozione pura. Dominatore in regolarità alla Pechino Parigi, al Monte Carlo Historique, alla Mille Miglia, questo geniale campione di sport ed umiltà è un grande esempio. Un grande campione di regolarità in una veste decisamente insolita. Come hai vissuto, come stai ancora vivendo la giornata di oggi? Ma innanzitutto devo ringraziare Paolo perché mi ha invitato, e ogni tanto andarsi a immergere in quello che potrebbe essere il regno della velocità, soprattutto a noi regolaristi che non siamo proprio dei piloti con la P maiuscola, fa bene perché vedi gli altri, impari delle cose, ci vuole sempre tanta umiltà e cerchi di imitare in questo caso chi riesce a dominare il mezzo e a tirare fuori delle prestazioni interessanti. Mano esperta e affascinante cavallo di razza, Francesco Ceo si è divertito con la sua impeccabile Pininfarina Spider Europa Volumex. E bravo il commissario tecnico auto al registro storico Lancia. Tanta voglia di imparare per il giovane Umberto Di Fortunato con la sua Abarth, accompagnato a conoscere l'arte del pilotare dal grandissimo Piero Monticone. Una Lancia Fulvia 1006 Gruppo 4 straordinaria, quella condotta ad ASA da Carlo Di Grandi. E basta un attimo per capire, squadra HF, Munari e Mannucci 1973. C'erano ad Abardè 1991 con la loro Fiat 125 Special, e i fratelli Piero e Lorenzo Fasano ci sono ad ASO 2020 su Fiat Ritmo 125 TC Gruppo A ex ufficiale. Fantastico! Ad ASA, per il raduno scuderia magazzini dell'auto, Daniele e Claudio Ferron hanno ricordato a tutti come si guida un Opel Kadett GTE Gruppo 2 giusta. Per molti è la più bella auto bianca 112 Abarth Gruppo N che esista, bene che Adriano e Carlo Gallarotti ne siano custodi e grandi interpreti. Andrea Giunta, giovane esponente dell'appassionato team Mantella, ha interpretato bene e con grande responsabilità molti turni, sempre in bilico tra prestazioni e rispetto di un mezzo straordinario.
come la Lancia Delta Integrale 16 valvole gruppo A in livrea Martini, guidato in circuito. Come insegna il grande Nicola Pizzolato, tra il Safari ed ASA il passo è breve. Il Sandro Guasine, con la sua Delta Integrale Martini 8 valvole, alta come un cammello, dopo un paio di giri ci ha preso gusto. Lei è Miss 500 volte Passione e insieme ai suoi amici Amato, Berchialla e Carbonaro ad ASA Torino 2020 ha seminato divertimento e simpatia. Al debutto in pista si è comportata buonissimo. Forza ragazze! Quando la livrea Fiat corse, veste una bellissima Fiat 131 Abarth Gruppo 4, il cuore batte più forte. Pasquale Mantella è stato l'alter ego del fratello Antonio, sempre insieme a dare spettacolo. Ancora un tributo per la scuderia Magazzini dell'Auto, ospite di ASA a Torino, un simbolo dei rally inizio anni 90. La Peugeot 309 16 valvole gruppo N di Marco Lungo e Roberto Fava, veloce e ben guidata. Le trofeo sono sempre un'emozione grande. Bellissima la Fiat Uno 70S di Sandro Martini, quanto la 126 Turbo Volomex di Domenico Mollo, ma in pista manca qualcuno. Il vincitore del Giro d'Italia 1977, Piero Monticone. Buongiorno a tutti, grazie di essere stato invitato. È una giornata indimenticabile perché pensavamo che piovesse. Dico bene, così mi diverto di più. E invece c'è un sole magnifico, abbiamo fatto qualche giro e abbiamo trovato degli amici che conosco da... non lo dico. E poi la macchina si è fermata e adesso purtroppo siamo qui fermi. Ringraziamo Paolo, Marina e tutta l'organizzazione, è andato tutto benissimo, meglio di così cosa pretendi? Su questa Fiat 131 Abarth Gruppo 4 Celeste c'è la firma dei gemelli Elio e Giovanni Baldi, che alla Casa dello Scorpione, quella nobile di Corso Marche a Torino, hanno dato moltissimo. Una vettura molto amata, che da sempre trova nell'entusiasmo di Vittorio Novo un'adeguata espressione. Un vero ASA family man, Nicola Pizzolato, questa volta con quattro farfalle di alimentazione sulla sua Fiat 600 kit firmata Luigi Sartori, non finisce mai di essere eccellente quanto discreto protagonista di ASA. Altissimo quanto simpatico, dubitava di poter guidare col casco in testa. No problem, per Alessandro Pontolillo e la sua Delta Martini look muletto, missione velocemente compiuta. Il principe dell'Elba, Luciano Trombotto, ancora con Maurizio Enrico, su Fiat 124. Questo è ASA. Dal 2015 non ha perso nemmeno un'edizione di Abarth Day ed ASA, tra Torino, Monza, Cervesina e Magione. Allora con una Y10 che volava ed oggi su un Abarth 595 che non fa sconti. Gabriele Urso Marzo è l'essenza della passione ASA. La parata d'onore ASA da sempre è la tangibile dimostrazione della nostra fortissima passione condivisa per l'automobilismo italiano. Qualcosa di prezioso ed importante. Ma com'è difficile riuscire a descrivere al meglio tutti i nitidi ricordi che legano ASA a ciascuno di questi chilometri percorsi lentamente, tutti insieme, su alcuni tra i migliori autodromi italiani. Centinaia di noi, ciascuno con l'orgoglio di guidare l'oggetto della propria passione, insieme a chi sa capire, a chi sa apprezzare, a chi sa valutare questo enorme patrimonio di tecnologia, design, cultura progettuale e capacità di gestione che l'automobile e l'automobilismo italiani rappresentano al cospetto del mondo. A chi sa ricordare tutti gli infiniti successi sportivi conseguiti dai nostri uomini e donne con le nostre automobili in tutti e cinque i continenti del mondo. Esattamente quei luoghi dove il nostro operato è stato ammirato, invidiato ed apprezzato. Un valore enorme che forse dalla nostra prospettiva a volte troppo ristretta non ricordiamo. Così, sorridendo al cospetto della parata ASA più recente, ha un significato ammirare queste vetture dalla prima all'ultima nata, che l'ultima non sarà mai. Semplicemente perché è possibile scoprire che proprio in quell'abitacolo sta crescendo una giovane passione che profuma di futuro, la passione di Fabio Appendini. Adesso abbiamo
preparato questa 131 Racing Gruppo 2, che siamo riusciti a finire in tempo per riuscire a venire oggi, apposta per riuscire a, dato che ormai in Italia non si può provare la macchina altrove, bisogna trovare la maniera più adatta, e è andata proprio calzata a pennello questa giornata, è stata una giornata fantastica, la macchina ci ha sorpreso alla grande, il motore fa paura e niente, speriamo di poter ritornare, di poter rifare tante giornate come questa, che se sono organizzate così sono solo fantastiche. La parata ASA non è solo uno sterile vernissage, ma è anche e soprattutto l'occasione per ammirare a livello dinamico quei collezionisti che preferiscono la partizione veloce delle valenze di ASA. E così in quei momenti, come d'incanto, tra le vetture partecipanti ai turni di prove libere, prendono vita e futurismo altre bellissime automobili, sino a quel momento solo ammirate immobili nel paddock. Come l'elegante, grande punto stradale nera del 2009 di Sergio Rubino, vero cultore delle più recenti realizzazioni Abarth. O come l'incredibile Fiat Abarth 695 Gruppo 5 del simpatico pilota preparatore Bruno Vesso da Peschiera Borromeo, che vanta un bicilindrico capace di descrivere sul contagiri valori inimmaginabili. E soprattutto come la superba Abarth Grande Punto Super 2000 ex ufficiale Basso Dotta, campionessa italiana rally, guidata dal fortissimo pilota preparatore Mario D'Ambra. Un grande caro amico del promoter Paolo Calovolo, con cui talvolta ha incrociato le spade nei rally piemontesi e dal quale aveva giurato che mai e poi mai farò fare un giro in pista a questo gioiello. E infatti, passione contagiosa di ASA, eccolo in testa alla parata e a sparare due giri giusti, incrociando la giovane debuttante Jessica L'Oliva con la sua Sporting. Già, bravo Mario, però largo ai giovani. E Jessica? Questa giornata è stata particolarmente affascinante. È la prima volta per me in pista. Mi è piaciuto molto. Sono contenta di partecipare con questo club, spero vivamente che ci siano altre opportunità come queste, anche perché è un'emozione unica veramente. Prima di entrare in pista, dato che è la mia prima volta, è stato veramente, ero impaurita, angosciata. Una volta che entri bisogna viverla, non so come descriverla, bisogna viverla. La scuderia Magazzini dell'Auto, nata come scuderia dei Rododendri tra il 1968 ed il 1978, dal 1979 ed il 1986, ha costituito al nord-ovest il miglior punto di riferimento per centinaia di piloti e copiloti di enorme talento, tra i quali piace ricordare Dario Cerrato, come Fabrizia Pons e Alberto Bigo, solo per citarne alcuni. Per ASA Torino, celebrarne la grandezza è stato onore e privilegio, scegliendo di radunare alcune delle automobili simbolo che hanno scritto la storia dell'automobilismo di quegli anni, come Opel Kadett GTE, Alpine Renault A110, Porsche 911 Carrera, Fiat Ritmo Abarth, Peugeot 309 GT e Mitsubishi Lancer Revo. Tra i più veloci piloti della Magazzini dell'Auto, anche il grande Walter Barb. Sì, una giornata fantastica perché finalmente puoi rivedere i tuoi amici di una volta, rivedi le macchine con le quali hai corso tanti anni fa, per cui ti sembra di ritornare giovane, ormai purtroppo con l'età siamo andati avanti. No, l'organizzazione è sempre perfetta perché Paolo è veramente un grande organizzatore e purtroppo bisogna tener conto del periodo, non ci fosse stato questo maledetto Covid, sicuramente ci sarebbero state anche più persone, più macchine. Rivedere in azione queste vetture, ritrovare alcuni tra i piloti e copiloti più rappresentativi di quel fantastico periodo che ha rappresentato l'età dell'oro per l'automobilismo italiano e piemontese, ci ha riportato col pensiero alla pratica di uno sport, il nostro sport, molto accessibile e connotata di rapporti umani che si sono tradotti in amicizie durature. ASA 2020! E si è onorata di porgere un invito particolare ad una persona che è innanzitutto un grande amico. Siamo con Anico Rongi, parlare della pista di Lombardore
senza parlare di Nanni Coronci, è praticamente impossibile. Lui voleva venire qua con una la sua Porsche 944 Turbo Cup, ma non ha potuto farlo perché erano ammesse vetture fino ad un certo anno e non rientrava. È venuto qui con un'altra Porsche, si è fatto una bella passeggiata, noi siamo felicissimi che lui sia venuto e adesso lui ci racconta della sua vettura, delle impressioni di questa giornata. Beh, in effetti è stata una giornata sentimentale, nel senso che ci sono amici che conosco da 20 anni, che non venivo da anni, che partecipavano nel 91-92 alle gare organizzate a Lombardore, in cui io ero iscritto con una A112 gruppo A. È stato con grande piacere che ho ricevuto questo invito, proprio perché era l'occasione, ecco, per rivedere e parlare con persone con cui ho passato delle ore piacevolissime. E quindi ringrazio Paolo Calovolo, ringrazio Marina di questa opportunità che ho colto con grande piacere. Già, la bellezza dell'ambiente agonistico di quegli anni, in fin dei conti, risiedeva in una semplicità comportamentale, che si basava su riuscire a rapportarsi spontaneamente con chiunque, tutti accomunati da emozioni che scaturivano dal vivere e condividere. Nei rally, momenti fatti di assistenze, ricognizioni e scuderie, o in pista e salita, di preparatori e piloti che nel paddock si prestavano i particolari meccanici, ma al via erano pronti a sbranarsi, quanto a stringersi la mano e a sorridersi all'arrivo. Giuliana Barb, bravissima copilota, ne è perfetta testimone. Mi ha fatto molto molto piacere partecipare a questo avvenimento perché io sono da 33 anni al di fuori di questo gioco, di questo bellissimo gioco che mi ha appassionato per 9 anni. Ho fatto una cinquantina, una sessantina di gare allora dove mi ero divertita tantissimo. Poi ho smesso e vabbè, capita il matrimonio, i figli eccetera. E ci tenevo tantissimo a venire perché volevo rivedere qualcuno, volevo respirare nuovamente questa atmosfera, questo rumore delle auto, questo odore di benzina, questa cosa affascinante che sono le automobili. Grazie all'ufficio stampa FCA, simpatica ed agile madrina di Asa è l'Abarth 695 70° anniversario, perfetta anche come safety car. E il testimonial? Nella notte della vigilia una telefonata. L'inflessione di Roma, la voce inconfondibile, e lui è Sergio Sambataro, mattatore del CVT con la Fiat Tipo 2016. Ciao Paolo, ho dato uno sguardo in garage, ho trovato una monella e mo sto arriva a Peasa. Fammi preparare due toste che è stata una tirata bella, ma mo ci avevo fame, vedi che puoi fare, ciao. Da non crederci, Sergio con la sorella Rita da Roma a Torino in un lampo per Asa sul suo candido Ferrari 308 GTS. Metodico allo sfinimento, al samba non si può negare la madrina per fargli conoscere il tracciato breve ma molto tecnico di questo impianto torinese. La scorpioncina risponde bene alla guida strong del campione romano e in 6 giri scarsi traiettorie e punti di staccata sono già memorizzati e calcolati. Cosa molto opportuna, visto che a breve torna in pista, in perfetta solitudine come richiesto, con il suo cavallino rampante. E veder girare forte la 308 GTS del Samba, stupenda quarantenne, che come fosse nuova, canta con il tono baritonale dell'otto cilindri, è un inno alla gioia, che riporta in un flashback al 1980, quando quella Gran Turismo era il sogno proibito della generazione anni 50-60. Non c'è che dire, Sergio Sambataro veste impeccabilmente il ruolo da testimonial di Asa Torino 2020, esprimendo il suo miglior repertorio tra staccate e traiettorie ardite.
soprattutto molto consapevole della bellezza di lasciare una traccia importante targata Ferrari nella storia di ASA. Missione compiuta, con un sorriso. Il buon esito di ASA Torino 2020 si deve ai partner tecnici HRX, Italia VR Group e MOS Group, aziende piemontesi di primo livello che hanno saputo garantire sicurezza e qualità di partecipazione. Noi siamo importatori di rimorchi della Brian James, che è un marchio inglese ormai da qualche anno, perché abbiamo iniziato nel 2013. Da appassionati ci è sembrato bello partecipare a questi eventi e abbiamo pensato di portare uno dei rimorchi, diciamo, di una gamma elevata. Siete collegati alla un'altra meravigliosa realtà aziendale, che è l'Italia VR Group, Italia VR Group. Grazie a Italia VR abbiamo avuto l'opportunità di mettere i nostri prodotti a noleggio, e loro sono un'azienda veramente molto seria nel settore. Hanno nella loro gamma marchi di camper di veramente alta gamma. Con Paolo Calovolo, organizzatore e promotore di ASA, siamo ad una nuova edizione, un'edizione molto speciale, e lasciamo che sia lui a raccontarcela. Beh, sicuramente questa edizione di ASA Torino 2020 ha dei significati particolari, perché il periodo è stato ed è difficilissimo, lo sappiamo tutti. Se vogliamo soltanto citare un dato, 224 manifestazioni motoristiche sono state o annullate o rinviate a data da destinarsi, il che vuol dire il 2021, soltanto tra aprile e novembre di quest'anno, cioè quelle a calendario tra aprile e novembre di quest'anno. Essere qui oggi significa veramente per ASA il coraggio della passione, un coraggio che è condiviso da molti, molti appassionati, appunto, che hanno voluto raggiungerci dal Triveneto, dalla Lombardia, dal Lazio. Un grazie particolare a loro, perché proprio in questa circostanza hanno dimostrato che è possibile, che si può realizzare quello che abbiamo in animo di fare, purché, e questo ce lo siamo dati come punto di partenza fondamentale, tutto sia all'insegna della sicurezza, della prevenzione. Abbiamo rispettato tutti i protocolli di prevenzione, quelli stabiliti in particolar modo dalla Regione Piemonte, e crediamo che esistano qui oggi le condizioni di sicurezza per affermare che, ripeto, si può fare, e noi l'abbiamo fatto.